E adesso le regole per misurare la pressione, come misurarsela da soli a casa e quando allarmarsi e andare dal medico o dal cardiologo. Spesso è silenziosa, non crea alcun disturbo, eppure l'ipertensione è tra i nemici più temibili per il nostro cuore. A soffrirne il 30% degli italiani e l'80% degli over 65. Ma quando e chi deve controllarsi periodicamente? Soprattutto nei soggetti che hanno una familiarità per l'ipertensione arteriosa, soggetti giovani e adulti la devono misurare una volta l'anno. I pazienti affetti da ipertensione arteriosa, cioè con l'aumento della pressione arteriosa, devono misurarla soprattutto a domicilio almeno due volte alla settimana. Chiunque anche da casa può automisurarsi la pressione attraverso pratici apparecchi come questo. È tutto automatico, ma attenzione a ricordare alcune semplici regole. Innanzitutto la pressione arteriosa a domicilio deve essere misurata in un ambiente confacente, né è troppo caldo né troppo freddo, non ci deve essere la televisione accesa né la radio accesa. Il soggetto deve essere seduto vicino al tavolo e l'apparecchio della pressione arteriosa deve stare all'altezza del cuore. Mai misurare la pressione dopo aver pranzato, bevuto alcol, tè o caffè, né dopo una corsa o una camminata. Prima di attivare l'apparecchio, restate seduti per almeno 5 minuti. Si definisce iperteso un soggetto che ha una pressione massima superiore a 140 mm di mercurio e una minima superiore a 90 mm di mercurio. In particolare poi nel caso di ipertesi, diabetici, obesi, è importante controllare la pressione arteriosa anche alle caviglie attraverso nuovi strumenti come questo. La misura della pressione all'arto superiore e all'arto inferiore braccio-caviglia ha una sua importanza in quanto serve a svelare una patologia degli arti inferiori in termini di danno delle arterie. Il 10-12% della popolazione generale è affetta da queste patologie arteriose periferiche pur non avendo una sintomatologia e queste rappresentano di per sé un fattore di rischio cardiovascolare indipendente.